Oggi non sto proprio benissimo. Che cosa vuoi ancora? Sono qui solo per dirti. Sono qui solo esclusivamente per dirti che ti ho dato un farmaco perché è lì, un farmaco per stare meglio. Ma da quant'è che tu sei buono con me? Cioè io sto male, tu ti fai i gatti tuoi, cioè non sei un insensibile, adesso vieni qua da me e qua. No, ti devi dipendere perché così divento famoso io e diventi famoso te. Ma tu che cazzo sei? Ma tu non sei nessuno. Cioè, ripeto, tu non sei nessuno per diventare famoso. Quindi io ti consiglio di andare dentro, non per cui. Sia per uno sia per l'altro. Io voglio diventare famoso, ma tu no. Vai dentro. Ma non puoi farmaco, me lo riprendo. No! No! No. Ci penso su. Non è vero. Sì, però comunque ci penso su. Stai. Oh, grazie. Ciao, buona guarigione. Ma chi ti vuole? Che vuole che lui diventi famoso? È una belva. Incominciamo subito. Ciao ragazzi, sono Matt. porca puttana. Ciao ragazzi, sono Matt e benvenuti in un nuovissimo video reaction. Come state? Spero bene. Io, cosa vuol dire, sto una merda. Sulla maglietta c'è scritto. Ebbene sì, ho il mal di gola forte, ho il raffreddore, però non mi sono arreso e ho deciso di registrare anche in queste condizioni pessime. Quindi, che dire, quello di prima non avete sentito niente, vero? Spero che l'idiota sia tornato dentro nella sua tana. Ok, sì. Comunque, se non mi vedete attivo, è perché oggi non sto benissimo, ecco, non sto proprio da Dio. Quindi, direi di non perderci in chiacchiere e iniziare. Ma prima di iniziare, anzi, non vi ho neanche spiegato su che video andremo a reagire. Scusate, oggi sono così. Oggi andremo a reagire sul canale di uno youtuber che è veramente, ma veramente famoso, e c'ha anche i big money, ovvero Mr. Beast. Per chi non conoscesse Mr. Beast, è un pazzo. E non è uno youtuber proprio come altri, uno youtuber proprio così. No, è uno youtuber milionario, e ripeto, milionario. E in questo video che andremo a reagire è: ho mangiato un gelato che costa 100.000 e sottolineo 100.000 dollari. È come dire mangio un gelato di 100.000 euro. Non ho idea di cosa andremo a reagire, ma questo qua so che è un pazzo. Perché lui spende i soldi, ma veramente, cioè lui penso che si goda il lusso praticamente. Però vi voglio dire una cosa, Mr. Beast comunque, ma perché tutti questi youtuber non mi fanno uno sponsor, cacchio? Parker e Chester mi dovrebbero farlo, visto che continuo a leggere i loro video. Comunque, Parker e Chester, Pete, Pimoto o Gianmarco, guarda, aspetto lo sponsor. Comunque, ma prima di iniziare, cos'è che dovete fare prima di guardare il video? Like and subscribe. Ma soprattutto, cos'è che devi fare prima di uscire di casa? Perché non glielo dici Fabrizio? Valerio, hai ricorda? Sì, proprio tu che stai guardando questo video. Cos'è che devi mettere se sei in mezzo a un sacco di gente? Ti devi mettere la mascherina, punto! Quindi non perdiamo. In questo video andremo a mangiare 100.000 dollari di gelato. Solo a sentire il titolo 100.000 dollari di gelato mi sono venuti i brividi, perché mi spiegate come cazzo ci trovate
fa accostare la coppa, non so che cazzo, di gelato, 100.000 dollari. Io non ho idea. Oggi reagiremo infatti a Mr. Beast, che avrà i miliardi, tra l'altro. Cioè, 30.000 dollari di pasta, 5.000 dollari di lasagne. Ma in che locali sono andati a Vespucci Beach, per forza, non capisco. And so much more, starting off with $100 ice cream and working our way up. This is $100 ice cream. Allora, incominciamo subito col primo. Mr. Beast, fammi parlare, per favore. Cioè, questo è il primo gelato e costa... Quant'è che costa? Non ho riconosciuto il prezzo. Scusate, ma poi ragazzi, com'è possibile? Cioè, scusate, questo è un gelato da 100 dollari. Sarebbero il valore di 100 euro. Porca troia. È veramente buono, immagino. Palle di formaggio. Non ho visto quanto. Non ho visto quanto. Ho preso 200 dollari. 500 dollari. Peggio ancora. Cioè, per mangiare queste cose devi prosciugarti il conto in banca per mangiarli. Cioè. Oh mio Dio, questo è veramente buono. Cioè, scusate, questa merda qua costa 1.000 dollari. Ah, tra l'altro non ho visto, mi sa che c'è sopra l'oro, quello in plastica, e spero che non siano patatine. No, mi sa che sono patatine. 1.000 dollari. Ah, ok, c'è l'oro. Vabbè, cosa saprà di cioccolato? Cioè, saprà di cioccolato un Mr. Beast. Cioè, anche se l'assaggi, sa di cioccolato. Ma sopra c'è l'oro. L'oro sarebbe tipo quella roba lì, mangiabile, l'oro mangiabile. Mi sa che solo quello costa 1.000 dollari. Ma non il piatto così. Cioè, no, non può essere che questa cacata qua di gischianto, permettetemi il termine. Madonna, mi sto cagando sotto io. Oddio, è uscita, no, è uscita la cacca. Costa 2.000 dollari? Cioè, io dove li vado a trovare 2.000 dollari per mangiare questa cosa? Preferisco andare all'Ipercop e mangiarmi, che ne so, un pacchetto di Oreo. Cioccolato bianco con una piccola, con la salsa di... Siamo seri? Oh mio Dio, è buonissimo, beh, immagino. Beh, è gelato. È veramente buona, immagino. Però costa 2.000 dollari, sai. Ecco, arriviamo al punto. Ok, siamo al prossimo ristorante. Cos'è, pollo? C'è veramente l'oro qua dentro. Quanto costa questo piatto? Fermi. Costa 3.000 dollari una coscia. Una coscia costa 3.000 dollari. Fermi. No, no. No, non devo dire. Allora? No. Attenzione! Allora...
quanti soldi aveva buttato Mr. Beast. E questa tartina allo s'more costa 4.000 dollari. Cioè, ma ci rendiamo conto cosa fanno certe volte i ricchi? Vanno in questi ristoranti o queste pasticcerie e comprano questi tipi di torte. 4.000 dollari, ma stiamo scherzando? It's from Ancient Tree. Each bar that's 50 grams costs about 500 bucks. How scary is it to put a dish together like that? Don't mess up the recipe. Wait, what is that? My man just pulled up an entire rainforest cafe. Cosa? What the heck? Nothing's gonna jump out of my meal, right? That is crazy. Oh my god, that is really good. I love this. Caramel sauce. Ci costano 5 genuinely, this is one of the best desserts I've ever tasted in my life. Aren't you glad you subscribed? Yeah, I'm so glad I subscribed. Daryl, you have 5 seconds to say whatever you want. Go. Like and subscribe, and it's great to eat a $4,000. All right, next restaurant. Ma lui porta i fan. Cioè, ma siamo seri. Porta gli iscritti a man... Mr. Beast, ma per favore. Ci sono anche io qua. Sono un tuo iscritto. Non è vero. Sono un tuo iscritto. Portami. Hai 90 milioni. Vabbè, è vero che ha 90 milioni di iscritti. Farà un bramacci cicocò. Ne sceglierà uno a caso. Hey, we rented this entire restaurant. We're being safe. If anyone tries to come and eat here, we have someone waiting at the door giving them $1,000. Play the clip of them getting money. And this next dish is five. Cosa, scusa? Cioè, quando vai lì, ti danno i soldi. Ragazzi, ci vediamo, vado in America. Quando esci ti danno i soldi. Ciao ragazzi, vado in America. 5.000 dollari, stiamo scherzando. Oh my gosh, I know later in the video we're eating. Cioè, raga, una porzione di macaron cheese, che sarebbero tipo i maccheroni al formaggio, costano 5.000 dollari in questo ristorante. Qua in Italia non so quanto costeranno, ma andranno sui 10 euro. Ma in questo ristorante di America costano 5.000 dollari. Il valore di casa mia, praticamente. Ma come fa? Allora, dalla Norvegia sono andati tipo... Ok, vabbè, sono dell'Italia. Ma cavolo, ma mi sta visto dovrebbe venire in Italia. Vediamo un po' se gli piace. Vabbè, amico mio, scotta. Magnifico. Un commento bello sull'Italia, dai. Mr. Beast è degli Stati Uniti. Un commento bello sull'Italia, dai, almeno da lui. Crab, I forgot there was crab in there. There's no way. Ah, c'è dentro pure il... C'è pure dentro il granchio. Io immagino già come saranno questi macaroni. $5,000 mac and cheese. Okay. Ah, il cameraman. Ah, è proprio tutti. Do you need a hug? I'm pissed at how good it is. I'm mad. Well, guys, how was it? This was amazing. Good job. Questo è amazing. Because you made something expensive? Questo è amazing, come direbbe il buon Thomas Hungry. Questa torta che mangerà il nostro Mr. Beast costa la bellezza di 7.000 dollari. Io adesso non capisco com'è possibile 7.000 dollari questa cosa qua. Magari ci sono ingredienti artigianali un botto, però non si sa. Cioè, io, ragazzi, stento a capire come diamine fa Mr. Beast a trovare sti posti. Non ho idea. C'ha 90 milioni di fan. Sto qua. You have favorite cheeses? Cioè, raga, tutti i suoi video sono sopra il milione. Cioè, sono 53 milioni, 108 milioni. Il suo video più caro è quello dove fa Squid Game nella vita reale. E da, sapete quante? 252 milioni di visualizzazioni. E ragazzi, lui ha 90 milioni. Sta per raggiungere PewDiePie, perché il PewDiePie è 105 milioni. Io non ho parole, cacchio.
non parole. My French cheese is mac and so that's cheese. Oh, what the heck? Oh, it's triple seeded. It's like stuck together. Ma triplo strato, the sauce smells really good. You should try it just for ma the sauce alone. Sapete che forse potrebbe essere anche buona. Breathe that I'm used to. I don't like the smell of it. You can tell you're regretting your decision. Ah, mi sa che il buon Mr. Bisto non gli piace. I don't like cheese. Alright, we're digging in? If I have to. Mr. Beast, ti abbiamo mangiato. Ti abbiamo. Non mi piace il formaggio. Mr. Bean, ti abbiamo visto mangi. Mr. Bean. Mr. Bean, sì, vabbè. Cioè, ti abbiamo visto mangiare dei macaroni al formaggio un momento fa e non ti piace il formaggio. Like cheese. Vabbè. It tastes like cheese. It just tastes like a block of cheese. Very cheesy. It's an acquired taste. An acquired taste is quello là stava veramente, vomitando. Perché è veramente formaggiosa. Cioè, non so quanto sia buonissimo in effetti. Sucks. I'm not eating it. Però, nothing vabbè. Could prepare me for the explosion of old cheese taste. Ah. Through a little bit of pain on our ma che cavolo fa il suo amico? To get to the ice cream. Madonna, this se next meal is going to cost $9,000, but not because of the food. In this video where we gave people cosa, who lost their job due to the coronavirus a bunch of money, we donated to a chef. And now we're currently... Cioè, ragazzi, state scherzando. Allora, lui ha donato, ha donato delle persone che avevano perso il lavoro e a degli chef. Ma Mr. Beast, donagli anche a me. Cioè, quando sono in live, vieni a donarmeli. A parte che non ho le donazioni. Però vieni a donarmeli, cazzo. Vieni. Madonna, devo contattare. Anche se c'hai milioni, però. Because okay. of you, I was able to, like, take care of my hospital bills, like, continue really? Cooking. That really means a lot to me, so thank you very much. This is so heartwarming. Oh my goodness. So this right here is $1,000? We have a jamon stuffed in the Cornish hen. Cioè, tutta sta roba... Dutch chocolate. This also, stuff on top? Absolutely. So the mashed potatoes is where you'll find cosa, a little bit of truffle, but like... Quello è pollo al cioccolato. Sto perdendo la voce. Quello è pollo al cioccolato. Ma stiamo scherzando. Cioè, quello è pollo al cioccolato. Cioè, a me il pollo al cioccolato io non l'ho mai assaggiato. Perché per me fa un po' schifo. Magari è buono, però potrebbe farmi schifo. Those are good. Those are very good. It doesn't overpower it. Yeah, a lot of this expensive stuff, they just kind of like smear truffles on it. This is how you're supposed to use truffles. I really want to try this chocolate chicken. Chocolate chicken. Poi quello è purè. I got a big glob of that sauce in my mouth and it's ma good. Ma gli piacciono, vabbè, a parte che gli americani, ok. That is so weird. Però, ragazzi, cioè, fate conto che potrebbe essere. Since you're generous enough to make us this meal, we brought you a $10,000 tip. Cosa, so you like the chicken? I did. Posso prenderli dallo schermo? No. Cioè, quelli sono $100,000 in contanti. Io, ragazzi, non ci credo. Cioè, dovrò contattare Mr. Beast a dire: io sono povero, dammi sti soldi, cazzo. Anche se sono dollari, dammi i soldi, vai a prelevare gli euro e dammeli. Ah, porca troia. If the suits weren't enough, we siamo vestiti per bene. And we forgot to tell him to wear a suit. Tell us about the banana foster. Un iscritto. It's made with a special applesauce. We have some crystallized honey crumbs. Sono cristallizzati nel miele. State prendendo per il culo. Cioè, ragazzi, sembrano buonissime. We're obviously gonna flambe it for you right here on the table, so we're gonna have a nice fireworks. Oh, really? Of course. Aren't you glad you subscribed? Wow. I am stoked that I subscribed. I'm excited. So right here we have a hot pocket of vanilla panna cotta. C'è quella roba lì. Quanto è che costa quella roba, scusate? Oh my goodness, that's probably the coolest thing we've seen so far today. Yum, yum, yum. Oh, that's good. Wow. Ooh, that's incredible. That's fantastic. I'm in love. The middle jiggly thing carries the whole thing. I would trade anything in this banana box. Scusate. These are insane. What are these little balls? Those are hazelnuts. Oh, I thought they were hazelnuts. After this, we are eating a $50,000 steak. And then, 100... Scusami, non ho capito. Quella cosa piccola così...
Costa $50,000. O è tutto insieme? Perché se è quella roba lì che costa $50,000, io non andrò mai in questo ristorante. The receipt's in a box. And just so you have proof that says $30,000, then we left a $5,000. No, fermi. Cioè, fermi. In tre hanno preso queste tre portate e vanno a pagare $36,348. Ma ci stiamo prendendo in giro. This is our final restaurant. We are about to eat $50,000 steaks and the $100,000 ice cream. And you know the deal we brought a random subscriber in. What's up, William? Sta per arrivare il gelato. Before we eat the $100,000 ice cream, we want your $50,000. Sta per arrivare il gelato a $100,000. A golden steak. So sì, però Mr. Beast, procurati i soldi. Non so dove cazzo li prende. Abbiate fede. Ok. Ah, il pollo con l'oro. Minchia. Ah, non era gelato, ok. Madonna. È fine con la carne, ma proprio... fette. I'll skip with the truffle. Yeah, I'll have a little bit. I've had a ton of white truffle so far. This I can been imagine. Just like, yeah, like 2 grazie. Deve costare quanto quella carne lì? On the count of five, take a bite. 1, 2, 5. Oh my goodness, what? This is so rich tasting. That's all I say. I mean, truffle's not bad on it. This is good. We have a sauce that costs $19,000. Did you like it? Oh my god, please. Yeah, quindi $19,000 per uno, quanto fa? Non voglio saperlo. We also have some caviar with potato cake. Oh, so it's like a baked potato but rich people. It's a loaded baked potato. They were right. It's so good. Oh my gosh, I do like it. In this video we brought tons of subscribers in to eat lots of expensive food. Ah, okay. Inviteremo a mangiare vari iscritti. Abbiamo notato, caro Beast. Abbiamo notato. Cars, houses, even $1 million. Gli daremo automobili, case e soldi. Ma perché non vieni qua in Italia? Mr. Beast, io ti ho un invito da venire qui in Italia, i soldi ce li hai, vieni qua in Italia, guadagni un po' di euro e dopo me li dai. Cioè, facciamo così. Però che devo fare per invitarti, caro Mr. Beast? Is what I've been talking about the entire video. $100,000 ice cream. $100,000 di gelato sta per arrivare. Like to try your most expensive ice cream, the $100,000 ice cream. Cioè, è quello della copertina, perché immagino. For the love of God. Madonna. Porca puzzona. Raga, questo è un gelato da $100,000 che €4, quindi quel gelato lì, se fosse in Italia, costerebbe €100,000, che neanche io, se vado a sotterrare, se vado a scavare, non li trovo mai. Non li ho mai visti in vita mia, €100,000. Ok, vengono tritate delle barrette di cioccolato, che costano $500. Ok, delle fragole, ci sta. Dello sciroppo. Cosa mi stai narrando? Quello sciroppo lì, che sarebbe tipo un liquore, costerebbe costerebbe €25,000. Cosa? Cioè, porca miseria. Porca miseria ladra. Ok, dei mini che credo che sia uva. Credo che sia uva. Ha anche strawberry. C'è anche della... ok, del caramello. Vabbè, ci sta. Madonna santa, questo deve essere un gelato. Ha un liquore di 50. Oh my god, what? No way. You're dumping
$45,000 che bello. Il conto in banca di Mr. Beast sarà sospeso. I personally don't even feel comfortable eating it, so I brought in even more subscribers. We have three random subscribers here, two of my best friends. Guys, enjoy the soldi sprecati, $100,000 sprecati. Devono essere buonissimi. Cioè, devono essere buoni. Oh mio Dio, è straordinario, bellissimo, buonissimo. Oh, ma smettete! Quel gelato costa più di voi tutti messi insieme. Se continuate così, il gelato è andato. All the boys over there seem to really be enjoying the ice cream and having a good time. My personal favorite videos to film are the ones where we help other people, but sometimes we gotta splice stuff like this in. Videos like this do help grow my audience, so when I do give away more money, I have more money to give away. Ah, ok, vabbè, praticamente finito. Stava spiegando che mi piace aiutare le persone, ma bisognose, e eccetera. Scusami, Mr. Beast, perché non vieni qua ad aiutare le persone bisognose? Ce ne sono sono bisognose in Italia e tu stai lì a goderti miliardi. Vabbè, anzi, ti stai lì a godere i miliardi, eppure metti i soldi da persone americane povere. Però, vabbè. Ragazzi, non so cosa descrivere questo video, anzi ce l'ho già il titolo Amazing, perché ragazzi io già un gelato che costa, cioè io vado qua alla gelateria giù a fianco, costa 2,50 € un cono, e qua una coppa di questo tipo costa $100,000. Sembra una barzelletta, raga, ma raga, io vorrei proprio stringere la mano a quest'uomo un giorno, spero di stringerla, anche perché sarebbe un onore, anzi un onore, gli farei un bel inchino, anche perché, cioè raga, vabbè ragazzi, per questo video è tutto, cioè, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e mi raccomando cliccate la campanella per ricevere tutte le notifiche del mio canale, e ci vediamo ad un prossimo video. Dal vostro Matte ammalato è tutto, ciao ragazzi.